esoterica, oggi voglio mostrarvi la mia scatola dei miei incensi, ovvero non gli incensi quelli in grani, ma le comuni bacchette che si trovano in commercio. E vi voglio mostrare la differenza su come riconoscere gli incensi commerciali da quelli, diciamo, fatti a mano, che ovviamente sono più costosi perché sono fatti con erbe e resine più naturali rispetto a quelli chimici o a quelli con aggiunta di chimico, che costano di solito 1,50 euro o 1,80 euro o anche 90 centesimi, ma che fanno malissimo alla vostra salute. E comunque, per fare un rituale magico, occorre sempre utilizzare cose molto naturali. Ok, apriamo la scatola della mia collezione di incensi, eccola qua, dove vi posso mostrare alcuni incensi che magari sono più artigianali, più naturali, e altri no. Iniziamo a vedere cosa ho in questa scatola. Allora, questo è un incenso di rosa, Fresh Rose, e questa è la marca. Di solito questi incensi, questi che vi mostrerò, vengono dall'India. Di solito vengono dall'India. Eccolo qua, infatti c'è scritto qua di lato, perché l'India comunque è uno dei migliori paesi di produzione di profumi come incensi e oli essenziali. Però anche, per esempio, gli incensi giapponesi in stick sono molto buoni e sono naturali. Ora tiriamo fuori un attimino questo incenso dal pacchetto. Vabbè, è un comune incenso fatto a stick in questo modo, ma con una differenza. Se osservate bene l'attaccatura tra il legnetto e la resina che è stata attaccata, notate subito una differenza, che come lo toccate appena appena si sbriciola. Che cosa significa? Che questo incenso è stato fatto a mano ed è stato lavorato a mano, bastoncino per bastoncino. Questo infatti è un altro incenso naturale. Potete riconoscerlo appunto dal bastoncino, che è un po' più piatto e differente, e poi si vede proprio. Se una persona è un attento osservatore o osservatrice, notate proprio che questo è stato attaccato a mano. E poi comunque lo sentite anche dal profumo, quando un profumo è naturale o è troppo chimico. Adesso, per esempio, vi mostro un esempio di incenso sintetico. Dunque, vediamo. Per esempio, questo è un comune incenso, sempre comunque prodotto in India, di questa marca qui. E questo, diciamo, è un incenso un po' più sintetico, anche perché non costerebbe 99 centesimi o 1,50 euro. Gli incensi, quelli fatti a mano, quelli fatti proprio con le resine, gli oli naturali e biologici al 100%, di solito arrivano anche a costare 12 euro. Per esempio, questo, ecco, è un incenso che ho preso in erboristeria, ed è un incenso realizzato completamente a mano, e vengono utilizzati comunque gli oli essenziali e le erbe vere, un po' come quelli che faccio io, che vi ho mostrato molto tempo fa in un video. Un altro modo per riconoscere l'incenso naturale e quello un po' più commerciale è questo: la confezione. Le confezioni entrambi sono di cartone, però questa è stampata con la macchinetta, è stampata in fabbrica, si vede, etichettata e tutto quanto, e c'è il codice a barra, tra l'altro, quindi è un prodotto commerciale. Quest'altro invece non ha il codice a barra, come potete vedere, ma soltanto dietro l'indirizzo del produttore, ed è una confezione di cartone. Ed è realizzata a mano.
perché si vede qui in fondo la piegatura del cartone che è stato attaccato con la colla, in questo modo qua. Ora vi mostro una di queste bacchettine, così vi faccio rendere conto. Allora, guardate, stesso discorso, si vede che è attaccato a mano. Se noi andiamo a toccare l'incenso, il dito si scurisce, che gli oli essenziali comunque, che sono attaccati in maniera naturale con resine sciolte e erbe triturate, si staccano più facilmente, ovviamente. Allora, facciamo una breve panoramica. Penso di avervi mostrato, insomma, come riconoscere gli incensi naturali da quelli no. Questo, per esempio, è un altro incenso fatto a mano, che è stato realizzato in un villaggio del Venezuela e mi è stato regalato. Vedete com'è fatto? È molto più grosso ed è attaccato proprio su degli stuzzicadenti. È più grande perché è stato lavorato a mano con l'impasto, arrotolato sul legnetto, eccetera, eccetera. Questo è un altro sistema per riconoscere un incenso artigianale. E infatti la confezione è di plastica, presi e incartati a mano. Questo è un altro incenso, per esempio, artigianale. E si vede proprio anche dalla confezione, da come è stato impacchettato. Questo incenso, per esempio, è differente dagli altri perché non ha la bacchetta, ma sono le resine proprio arrotolate su loro stessi che sembrano quasi dei legnetti che sono stati raccolti in un bosco. Ovviamente anch'essi sono autocombustibili, identici a quegli altri che vi ho mostrato. Però questo, diciamo, è un altro tipo di esempio. Quest'altro è un altro incenso artigianale, si vede benissimo proprio dalla confezione, per come è fatto, perché è anche dipinta a mano, tra l'altro. E questo è indiano. Qui in India producono sia gli incensi fatti, diciamo, in maniera più pregiata che quelli un po' più commerciali, però io sono qui per aiutarvi a farvi riconoscere quali sono quelli più pregiati da quelli meno pregiati. Per esempio, su questa confezione infatti c'è scritto 100% naturale, non ci sono fragranze artificiali e non è testato sugli animali, quindi è perfettamente naturale, biologico e corrisponde anche alle esigenze di eventuali animalisti o vegani che vogliono, per esempio, accendersi l'incenso a casa, però se è testato sugli animali o all'interno ci sono composti animali, magari non vogliono. Ecco, l'importante è leggere e capire se l'incenso è naturale, fatto a mano, eccetera. Questo, per esempio, è un altro incenso, sempre realizzato a mano, al profumo di ambra. Molto buono, e sempre qui basta leggere le varie scritte per capire che rispetto all'ambiente e alla natura non è testato sugli animali ed è 100% naturale. Infatti la confezione, come quell'altro, è di un cartoncino molto molto leggero ed è dipinto a mano, o comunque si vede dalla colorazione. Ma non so se in video riuscite a rendervi conto che la colorazione e la stampa è fatta con materiali naturali. Credo che sia dipinto a mano. Vabbè, la stampa sicuramente è riprodotta con una stampante, con un computer, però se notate questo colore e questo materiale e per esempio questo colore e questo materiale, vi rendete conto che questo è più naturale e questo no, questo è commerciale. Per non dire sintetico e artificiale, che comunque lo potete accendere in casa, però la raccomandazione è di tenere sempre porte e finestre spalancate. Mentre questo, essendo naturale, se non vi dà comunque fastidio alla respirazione, potete benissimo accenderlo in casa.
anche con le porte e le finestre chiuse. Va bene, per ora è tutto in questo mio breve viaggio nell'incenso e su come riconoscere gli incensi commerciali, o meglio artificiali e sintetici, da quelli naturali al 100%. Io vi ringrazio, tanta luce, benedizione e progresso, al prossimo video.